Andrea. Allora, altre notizie uscendo dalla nostra tratta più, siamo più affezionati di tutti, a Roma Lidon. Dai. Eccoci, partiamo quindi col punto trasporti. La prima notizia di oggi è relativa alla rete tram. Domenica 23 gennaio ci saranno modifiche per lavori all'armamento tranviario di Piazzale della Marina per le linee tram 2 e 19. La linea 2 sarà interamente sospesa per l'intera giornata di domenica 23 gennaio. E sarà sostituita quindi sull'intera tratta da bus navetta, mentre il tram 19 sarà limitato a Valle Giulia, quindi Valle Giulia e Piazza Risorgimento ci saranno anche lì dei bus navetta a sopperire appunto alla sospensione del tram per questi lavori di rinnovo dell'infrastruttura che sappiamo essere in condizioni critiche. Tant'è che si stanno effettuando anche dei lavori da svariati giorni sulla linea 8 e che sarà sospesa fino al 28 di gennaio. Benissimo, notizia di servizio, quindi mi raccomando agli utenti quindi della rete di tram, quelle che poi trovate sui social, ma anche sul sito odisseacotidiana.com dei nostri amici. Altra notizia, Andrea? Invece l'altra notizia riguarda un intervento dell'assessore Patanè, intervistato dall'associazione Visione Roma, dove ha spiegato la sua visione per il futuro dei trasporti. Su Odissea Quotidiana trovate l'articolo integrale in cui vi raccontiamo cosa Patanè ha risposto alle domande di questa associazione. La cosa più importante che ha detto è il fatto che da decenni nella città di Roma si pianificano infrastrutture, ma non è mai stata attuata una decisa realizzazione di queste infrastrutture, soprattutto dal punto di vista delle metropolitane e dei tram, che sappiamo essere poco sviluppati nella nostra città. Quindi, ha detto che è arrivato il momento di iniziare a realizzare le infrastrutture previste. Le ultime sono previste nel PUMS, che è l'ultimo strumento adottato, per la pianificazione delle opere del trasporto pubblico a Roma. Quindi basta con la pianificazione delle opere, perché sono decenni che si pianificano opere, ma bisogna iniziare a creare nuove opere, a lavorare su nuove opere, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dei cantieri, perché la città ne ha un fortissimo bisogno.